Paolo Varella, oggi è una giornata a porte aperte ai mitilicoltori, perché? Ma abbiamo fatto questa giornata, intanto purtroppo le condizioni meteo non ci hanno permesso di fare l'altra metà della giornata, ovvero sia quella di immergerci fuori diga e cominciare a dare una pulita sott'acqua dopo la mareggiata dello scorso anno, dove sono state perse molte retine e molto materiale. E diciamo, come primo appuntamento doveva essere e sarà quella di fare un ragionamento per il futuro, per recuperare il materiale disperso nelle nostre concessioni. E poi abbiamo fatto questa giornata di apertura perché tante persone ci hanno sempre chiesto la possibilità di venire a visitare il centro, quindi abbiamo colto l'occasione per fare questa iniziativa, dove abbiamo fatto innanzitutto una tavola rotonda con associazioni ambientaliste, comitati, parlamentari che si occupano a vario titolo del mare. Sono uscite fuori molti spunti, molte idee molto interessanti che comunque adesso metteremo in pratica, che riguardano anche la mitilicoltura e anche no, nel senso che comunque sia sono uscite fuori diverse idee interessanti per il Golfo e per il futuro. E poi abbiamo fatto visitare, come dicevo, il nostro centro e abbiamo fatto un aperitivo a base di muscoli e di ostriche, e tra l'altro avevamo la classica marinara di muscoli, biscotto ha fatto i suoi panini e muscoli, e diciamo che in anteprima per gente di mare ha inventato il panino all'ostrica, veramente una cosa di un livello superiore. Bene, passato reti di plastica, futuro? Il futuro, stiamo già testando dallo scorso anno le retine in un composto biocompostabile, e quindi il futuro dovrà passare da lì, ma dovrà passare anche e soprattutto dal riciclo del polipropilene. Al momento in Italia non esiste una filiera del riciclo e stiamo cercando di inventarla noi come capofila qui alla Spezia, però ci stanno lavorando anche a livello nazionale Associazione Mediterranea Acquacoltori con Legambiente, ISPRA, Università di Siena, Università di Bologna, per cui c'è un'attenzione su questo argomento. Fondamentale sarà l'intervento del governo per intanto consentire il recupero del materiale, che non debba più essere considerato rifiuto speciale ma un rifiuto riciclabile. Ci sono diverse opzioni, o riciclarlo tal quale, o c'è anche chi sta facendo degli studi per usufruirlo come combustibile. Quindi insomma la strada è aperta a diverse opzioni e il futuro è molto interessante. Speriamo che la burocrazia e diciamo le lungaggini tipicamente italiane non creino intoppi, però io sono molto fiducioso perché vedo una grande risposta e un forte interesse. Bene, quindi ci auguriamo anche noi che il futuro sia diverso, che sia biodegradabile, che sia a portata di uomini ma anche di creature marine, perché sappiamo che il mare inquinato, le microplastiche famose, portano dei danni all'ambiente ma soprattutto poi ci ritornano indietro con gli interessi. Paolo, grazie di questa giornata, programmata già la prossima? Appena le condizioni meteo lo consentiranno recupereremo questa, ma già stiamo progettando e programmando una giornata analoga a questa a maggio, in primavera, quindi faremo una cosa magari più all'aperto, faremo operazioni sempre di recupero e niente, ci vediamo a maggio. Bene, grazie. Grazie a voi.